Con quest'opera noi rendiamo diciamo, un servizio ai cittadini con un'opera di adeguamento funzionale e anche di sicurezza per un, uno svincolo richiesto e di eh, enorme usufruibilità per tutti coloro che provenendo da Cerra vogliono rientrare eh, e mettersi sul, sull'asse perimetrale di Merito in direzione Scampia-Fragola per consentire di eh, accedere alle tangenziali, all'autostrada, eh, alla metropolitana e quant'altro. È un'opera finanziata interamente con fondi della città metropolitana, riguarda appunto l'adeguamento funzionale delle strutture, eh, abbiamo già è in atto la sistemazione della vegetazione e la pulizia, eh, seguiranno la messa in sicurezza, eh, la, anche pubblica illuminazione verrà eh, installata, nonché conglomerato bituminoso, il tappetino, segnaletica, orizzontale e verticale. Riteniamo un'opera eh, realmente indispensabile, questa come quella delle perimetrale di Merito che è andata a gara il 28 luglio ultimo scorso, è eh, in un'opera di eh, riassetto del territorio alla quale il sindaco De Magistris tiene tanto alle strade, metropolitane alla sicurezza e soprattutto a rendere funzionali le arterie di proprietà o in gestione della città metropolitana. Quindi quando sarà aperta questa strada, chi viene da CEDA che cosa evita fare? Chi viene da Cerra evita di mettersi nel traffico cittadino, di scendere tra i comuni di Sant'Antimo, Casandrino o Grumo per poi tentare di rimettersi sull'asse mediano che porta appunto alla tangenziale o all'autostrada o alla metropolitana di Scampia. Quindi ripeto, assolutamente indispensabile, viene da chiedersi perché nel tempo non si era mai riusciti a farli però io dico noi siamo la politica del fare, lasciamo spazio ai fatti e non alle chiacchiere.